Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento che è un po' all'ordine del giorno per quanto riguarda l'Italia in questa settimana, e cioè che cosa succederà da un punto di vista politico sul nostro governo, il nuovo governo, il governo della svolta, non della svolta, elezioni anticipate, il posto in sostanza Conte e posto governo giallo-verde. Perché andiamo a guardare i nostri soliti grafici dello spread italiano, dei BTP, dei Bund, contro il Bund, e il grafico della FTSE MIB Italia per vedere una cosa e risponderci ad una domanda: cosa si aspetta il mercato, che cosa pensa il mercato di questa crisi politica italiana, dove andremo a parare. I prezzi non mettono mai, ragazzi, e quindi quando facciamo questo tipo di analisi, andando a guardare anche quello che i mercati si attendono sullo spread, per esempio, che in particolar modo muove grandi cifre, muove grandissimi investimenti, abbiamo un po' anche un'idea generale di quello che è la cosiddetta problematica delle informazioni. Chi sa qualcosa e la sa prima, probabilmente ha già fatto i suoi giochi sul mercato ed è già andato a fare magari investimenti. E noi cosa facciamo? Andiamo a guardare i grafici, li guardiamo questi investimenti e vediamo cosa stanno facendo magari grandi investitori, investitori istituzionali sui mercati internazionali per quanto riguarda il nostro paese, e da lì ci facciamo un po' di conclusione. Governo sì, governo no. Ok, andiamo a guardare il grafico. Allora, ragazzi, davanti a me avete il mio grafico che ci ha accompagnato già per un po' di tempo. Adesso faccio una cosa, vi ingrandisco la parte relativa proprio allo spread. Questo spread, ragazzi, questo grafico, chi di voi se lo ricorda, nei miei vari video, quando eravamo in fase di tensione nei mesi scorsi, primi la parte finale, diciamo, del 2018, per esempio, che abbiamo raggiunto i livelli di massimo, avevo indicato queste aree di fluttuazione dello spread italiano per farvi capire quali erano le aree corrette di oscillazione, per esempio l'area invece di tensione sui mercati internazionali e l'area ad altissimo pericolo. Questo era molto importante perché potevate regolarvi in base a questo tipo di informazioni, per esempio per chi di voi ha dei titoli di Stato in portafoglio nelle banche. Se fossimo stati, diciamo, in un'area ad altissimo pericolo, sarebbe stato rischioso magari detenere titoli di Stato, o meglio ancora, per i trader speculativi sarebbe stato interessante magari acquistare titoli di Stato al primo segnale di inversione. Quello che facciamo noi quando vediamo queste fasi politiche, ragazzi, molto interessanti per fare speculazioni finanziarie. Quindi area corretta di oscillazione, la verde, area di tensione dello spread, area ad altissimo pericolo. Wow! Allora, altissimo pericolo, l'Italia non c'è, ragazzi, dalle crisi del 2011 e 2012, che era, insomma, la crisi della caduta del governo Berlusconi, e insomma, anche con il governo giallo-verde non siamo arrivati, diciamo, in sostanza a questo tipo di area, insomma, quella sopra i 330, però ci siamo arrivati vicino nel ottobre del 2018, insomma, poi si è affievolito tutto. Ma andiamo a guardare quello che è successo nell'ultima fase, che poi è quella che ci interessa. Allora, questo intanto è un grafico daily, quindi lo guardiamo su un grafico daily e andiamo a guardare gli ultimi giorni dalla in sostanza fase della caduta del governo, che avviene esattamente qui, ragazzi, vedete, il 5-6, insomma, di agosto, più o meno si sapeva. Poi dall'8 al 9 agosto c'è stato proprio l'intervento di Salvini con la sfiducia al suo stesso governo e quindi la caduta del governo Conte. Però guardate una cosa che volevo farvi vedere e per attirare la vostra attenzione, per esempio, guardate questa fase pre caduta del governo Conte, pre anche anticipazioni di Salvini, ragazzi. Guardate un po' come il trend si era invertito nei primi giorni di agosto e fine luglio, primi agosto. Guardate un po' come il trend aveva iniziato già a salire rispetto al precedente, che era stato invece un trend ribassista. C'era stata una notevole inversione, palese anche inversione di trend per quanto riguarda
lo spread italiano, e questo perché, ragazzi? Perché probabilmente moltissimi avevano già informazioni su questa cosa, perché poi comunque è stata una crisi politica, quindi indotta da un punto di vista politico, quindi era facile saperlo per chi è magari uno che fa crisi, insomma. Ecco, quindi da un punto di vista palese nei prezzi vedete come qui c'era stata un'inversione dai 180 di minimo, si era arrivati al pre-crisi ai 200-205 di spread, quindi qualcuno qui già sapeva di questa crisi. Dopodiché l'impennata, ragazzi, guardate, fantastico, rientro nell'area di tensione, un super massimo a 230, dopodiché il mercato va a picco, ok? Allora qui le motivazioni sono due, ok? E andiamo a dire, ok, se il mercato sta scendendo insomma, lo sta facendo in maniera consistente, perché addirittura, ragazzi, lo spread è ritornato ai livelli di minimo degli ultimi anni, in sostanza. Vedete, qui siamo a livelli di minimo per quanto riguarda il rischio Italia, e a questo punto la domanda nasce spontanea. Qui qualcuno già sa che un governo verrà sviluppato in maniera alternativa. Difficilmente i mercati italiani, diciamo, approvano una fase di ribasso con delle elezioni anticipate, perché quelle sono fasi di incertezza, ragazzi. E quindi, in sostanza, è dal 12 di agosto che il mercato sta palesemente scommettendo, lo vedete qui, in un nuovo governo, probabilmente un governo di transizione, magari un governo tecnico, un governo che magari veda il ritorno dei mercati, diciamo, della stabilità sui mercati internazionali, diciamo, tranquillità. C'è anche un'altra motivazione che possiamo tenere in considerazione, per esempio, che qui sia intervenuta la Banca Centrale Europea a calmierare questa fase di tensione. Questo è assolutamente possibile, perché la Banca Centrale Europea ha anche questo compito quando avvengono queste crisi politiche. Alla fine in Italia non è successo nulla, ragazzi, semplicemente una crisi politica indotta, una delle tante, perché il nostro paese è abituato, diciamo, a questo. Ma quello che dobbiamo vedere in questo momento è che, risponde alla nostra domanda, governo sì, governo no, il mercato cosa si aspetta? Il mercato si aspetta un nuovo governo, ok? Ovviamente siamo sempre in una fase di ricerca comunque di una stabilità. Vedremo nei prossimi giorni, per esempio, se da qui a, insomma, questo famoso martedì in cui Mattarella dirà se si fa questo governo o no. Sembrerebbe di sì, ma è molto complesso, insomma, si vede già da subito se poi i mercati avranno ragione. Altrimenti, ragazzi, probabilmente ritorneremo in quest'area di tensione pre-elettorale, quindi prima delle elezioni. Per avere anche il punto di vista dei mercati, non solo guardando allo spread, ma guardando anche al FTSE MIB, andiamo a cercare di capire, per esempio, quello che il FTSE MIB dice. Il FTSE MIB Italia, ragazzi, è il nostro indice di borsa, il più importante indice di borsa italiano, le 40 aziende italiane più capitalizzate, quindi rappresenta il PIL della nostra nazione. Come oscilla? Oscilla anche la ricchezza, poi magari non equamente distribuita, ma l'Italia sicuramente ha una ricchezza distribuita molto più equa rispetto ad altri paesi, ragazzi, però sicuramente diciamo non equamente distribuita, però rappresenta la ricchezza del nostro stato, dell'industria, del nostro stato, della produzione. Allora andiamo a vedere quello che è successo nelle settimane precedenti. Allora, il FTSE MIB Italia saliva, vedete, fino all'8 luglio, è iniziato una fase di discesa nella settimana dal 15 luglio, guarda caso, insomma, ragazzi, quindi un mese prima addirittura della caduta del governo. Vedete cosa fa? Fa questa fase ribassista, questi sono candele settimanali, poi si rialza, ragazzi, dal 12 agosto, quindi subito dopo l'annuncio della sfiducia al governo Conte. Invece di andare in panico e quindi crashare, ragazzi, invece doveva far così, ok? Doveva andare a crashare perché c'era instabilità politica. Semplicemente fa il rimbalzo, che sembra però, ragazzi, anche un rimbalzo del gatto morto, se vogliamo essere proprio sinceri. Questa che vedete poi qui è un'analisi ciclica che vede una fase di ribasso proprio a fine mese di agosto, primi settembre, quindi insomma sono le mie analisi cicliche, che oltre che sui mercati delle cripto, chiaramente faccio anche sui mercati hold, ragazzi. Questa fase ciclica ci indica che questo è un rimbalzo del gatto morto. In particolar modo, adesso vi faccio un po' di spazio così vediamo questa candela, che è interessantissima. Nella settimana attuale, vedete, ragazzi, questa è una candela, un hammer
invertito, insomma, come figura di pattern, significa inversione, attenzione. Quindi qui abbiamo un hammer da una parte, poi abbiamo un hammer da invertito. Ok, allora a questo punto cosa significa? Incertezza, ragazzi. Allora, se da un punto di vista di spread abbiamo un rientro dello spread a livelli naturali, da un punto di vista invece di mercato azionario, con queste due barre ci indica una cosa importante: quanto è difficile questo nuovo governo. Quindi è possibile che il governo avvenga? Assolutamente sì, ma i mercati sono un po' incerti, soprattutto negli ultimi giorni. Quindi, da un punto di vista di spread, è probabile che questa fase di ribasso sia stata scaturita dalla Banca Centrale Europea, che ha calmierato i mercati, e allo stesso tempo dal fatto che i mercati pensavano che ci fosse la possibilità di un governo tecnico, probabilmente, ragazzi. Da quando invece si sono scoperte le carte, cioè da ieri, il mercato ha iniziato, diciamo, un po' ad essere titubante, e negli scorsi giorni la borsa ha ritracciato dai rialzi che aveva fatto inizio settimana, e quindi mi crea di nuovo questa incertezza, e dall'altra lo spread prova a una figura di inversione, vedete, ragazzi, anche qui, per ritornare, diciamo, in una fase di tensione. Quindi vedete come si guardano i grafici, come possiamo decidere la storia, diciamo, come possiamo leggere la storia sui grafici. Una cosa molto bella, mi piace tantissimo questo modo di fare. Che cosa abbiamo ottenuto da questa informazione? Il governo, il tentativo di governo è ben visto dai mercati, sì, ma allo stesso tempo i mercati stessi pensano che questa cosa non sia molto semplice. Quindi, tutto quello che noi stiamo vedendo in questa fase ci porta a una conclusione naturale, che dobbiamo poi, diciamo, analizzare per chi fa poi probabilmente trading anche sui mercati nazionali, quindi come il FTSE MIB Italia, per chi fa anche obbligazionario come me, tantissimi, insomma, titoli di Stato e quant'altro. È una fase estremamente delicata, è una fase in cui il governo si tenterà di fare, questo è quello che dicono il mercato, quindi probabilmente ci sarà la possibilità di avere un governo. Ma nelle attuali ore, quindi in questi giorni, il mercato sta rivedendo le sue carte, quindi probabilmente aveva scommesso sulla nascita di un governo in maniera molto più semplice di quello che poi effettivamente sta accadendo. Questo cosa può significare da un punto di vista politico, diciamo italiano? Può significare che le forze in campo, in questo momento chiaramente Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, alla fine, forse, ragazzi, non lo vogliono questo governo. Lo vedremo martedì. Ok? Va bene. Grafici, numeri, oggettività, come sempre. Trading On, Mauro Caimi qui con voi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto, quali sono le vostre idee su questa fase italiana? Cerchiamo di fare chiarezza, lo facciamo col sorriso, mai polemica politica. È simpatico guardare i dati, guardare il mondo, guardare la nostra storia anche da un'angolazione differente. Scrivetemelo nei commenti e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti, noi ci rivediamo lunedì con i video classici dell'analisi tecnica ciclica di Bitcoin, che ancora non sa che pesci prendere. Ciao a tutti.